Sì, oggi dobbiamo spiegare al paziente come fare, preparare una videochiamata in un consulto online. Noi forniremo al paziente una apribocca simile a questo, ok? Consigliamo di bagnarlo un po', di inumidirlo, poi la paziente se lo mette da sola, ok Ada? Te lo metti così, stringi il cuore. E adesso la mamma magari della bambina riprende frontale, girati di lato, laterale destra, laterale sinistra, arcata superiore. In questo caso ci interessa particolarmente perché la nostra paziente ha l'espansore. Cosa dobbiamo controllare dell'espansore? L'espansore è stato bloccato, ma a noi interessa sapere se le gengive sono gonfie. Dobbiamo chiedere alla paziente se le fa male. Sì? Ieri sì, sono gonfiate. Aspetta, questo, apri. E poi dobbiamo controllare che la sia in sede e chiedere alla paziente se per caso l'apparecchio si muove. Adesso togli pure tu la apribocca, Ada. Guarda.